Direi che... Oh, non ti conviene, non ti conviene. Quando combatteremo forse potrò essere la vostra unica via di salvezza. Detta anche arma per il vichingo. Minchia, voi immaginate noi che ci portiamo l'halfling tutto solido appresso, che non c'è questa volta. Tutto turgito. Ehi, Nanerottolo, una domanda. Ok, dal primo fuoco la smetterò, quando tornerai utile ti chiamerò per nome, ma adesso starai sempre Nanerottolo. C'è qualcosa per comunicare più velocemente, anche senza... così per non far sapere, visto che stiamo parlando di gente intelligente. Così non gli facciamo capire le nostre tattiche, non so, è possibile comunicare in qualche modo senza parlare? Vuoi fare qualche fumagheggio? Diciamo che in un certo senso, se li stai paragonando a te, penso che chiunque possa essere intelligente. Guarda, a 9 di intelligenza, ti vorrei ricordare, non è una cazzo di capo. Soltanto comunque 9 in intelligenza. Ha comunque 9 in intelligenza. 9 in intelligenza comunque... vuol dire soltanto che non comprende quando comincia a parlare, leggere libri enormi. Sì, ma io non lo so che ha 9 in intelligenza. E comunque voglio fare del sarcasmo. Anche perché ti sta chiamando un Nanerottolo. Senti, lei 2 metri, tu sei contro il suo polpaccio. Ti aspetti che ti chiami? Sì, ma intanto chi è che non l'ha fatta pagare? Chi è che gli ha salvato il culo? È sempre la stessa cosa. Chi ha esaurito tutte le magie per curarla mentre lei veniva mangiata dal serpentone? Io. Ecco. Vedi? Non hai fatto soltanto cose buone. Fai silenzio. In ogni caso. Tornando al discorso del magheggio per parlare in silenzio. Sì, io avrei qualcosa, però diciamo che è un po'... Si può provare. Ok. Allora, ok, utilizzo messaggio. No, non lo fare, non adesso, in qualsiasi altra situazione, cioè... È un trucchetto. Ah, okay. un trucchetto che dura 10 minuti e lo posso fare, mi sa, anche su più persone. Ok. Si bisbiglia per parlare e per capire quello che si sta dicendo bisogna fare un tiro percezione con classe difficoltà 25. Io posso, tenermi in contatto con questa creatura, e appunto riferirgli delle parole. E questa creatura poi può rispondermi, molto banalmente. Può passare attraverso le solite cose. 1,5 metri di pietra. Comunque è quello che fa nel caso nostro. In un certo senso sì. Basta che quelle creature non abbiano più 25 in percentuale. Okay. In ogni caso in ogni caso. Però c'è da considerarsi il fatto che io in un certo senso faccio da serve. E voi siete gli slave, proprio in un certo senso, per utilizzare a maniera il linguaggio di telecomunicazioni. In realtà okay, l'importante è trammette. Sì, trammette, io praticamente lo faccio su tutti e tre. Quindi nel caso volesse dire qualcosa a qualcun altro in silenzio, me lo dite a me e io lo dico a lui. Ok? Anche okay. Perché okay, la natura è il mio pane. Quindi, in chi si parla di roba naturale, magari ci penso io, tutto il resto occupatene tu. Ok. Diciamo che ogni volta che finisco i 10 minuti lo ricasto, nel caso. Ok. Allora, mentre continuiamo a camminare, io non metto niente l'halfing sul cavallo, torniamo sui cavalli, continuiamo a camminare. E mentre stiamo camminando,
camminando, vedi al passaggio un alce dal pelo bianco che si ferma e ci osserva. Principalmente sta per paladino. E inizia a parlare. Ok. Dicendo: chi siete, avventurieri? Cosa siete venuti a fare? Non è che me l'ho sentito per la bestemmia di prima. Ada cerca di dirti: aspetta, non... facciamo attenzione. Se quei cosi erano praticamente invisibili, probabilmente c'è qualcosa anche con l'alce. Facciamo. Fa molta attenzione se vogliamo parlare. Ok. Se permettete, vorrei parlarci io. Ho una certa esperienza con questo tipo di cose. Intanto inizia a mentre tu parli, Ada prende 20 in percezione. Vai, parla. Ok. Faccio un tiro natura prima di tutto per capire che cazzo di alce è. 15. Come puoi notare, è un alce maschio dal suo enorme palco di corna. Il suo pelo bianco è solo quella cosa enorme. Non voglio sapere altro. Ok. Il suo manto bianco si muove al confine, si muove seguendo il vento. Okay. E lascia delle impronte, non lascia praticamente impronte per quanto cammina leggero, per via del fatto che ormai come animale è abituato a camminare sulla neve. Okay. Ma sommato, a parte il fatto che parli, sembra un normalissimo alce. Però continua a vedere che guarda fisso il paladino. E noi come se proprio non ci si inculla proprio. Okay. Allora, mi sembra giusto che devo parlare io per prima. Tiro per diplomazia e vediamo cosa vuole. E cosa chiedi? Cosa c'è? Perché stai parlando con noi? Cosa vuoi? Io sono una guida della tua divinità, sai? Io sono venuto qui a dirvi di tornare indietro perché questa terra è sacra. Hai rotto il tuo codice del paladino. Nel frattempo Ada ha analizzato bene la situazione e dice a Lem: ehi, qualcosa mi puzza. Sembra come se una porzione di pelo fosse di colore leggermente diverso. Cosa facciamo? Proviamo a... Aspetta, io diciamo al paladino. Beh, io bisbiro a paladino. Mi sa che se l'è presa per la bestemmia di prima. Però sai, non è che mi fidi proprio tanto quest'alce, eh? Potrebbe anche mentire. Faccio un tiro di intuizione. Di Sense Motive. Bello, c'ho più uno. Per capire se ci sta piando al culo oppure no, però a quanto pare oppure... Allora, ha ragione, nel senso, su una parte ha ragione, ha detto la verità. Questa terra è sacra per gli spiriti e noi non siamo i benvenuti. Su quello non ci piove. L'ultima parte che storce il naso. Ok. La parte del paladino, però comunque della questione del codice del paladino un po' puzza. Dimmi esattamente. Dimmi una cosa, no? Aspetta, Ada o il paladino dici? No, all'alce, ah, direttamente. Okay. Come Cristo, sì. Come chiedi? Dico. E sentiamo esattamente quale dei tanti codici infrangibili del paladino avrebbe rotto. Franto il codice del violare la proprietà privata. Questo è un posto sacro. Tutti i paladini di Erastil tutti sanno che questo posto è invalicabile. Mi volto verso il paladino e gli chiedo: è davvero così? Paladino?
chiedi al master se c'è dubbi. No, perché mi ricordo che sono di Thorag, non di quel dio, però non credo se sto facendo qualche errore. Sì, ma tu principalmente sei di tutta la di Thorag, non te ne fate un cazzo l'arresto. Sì, infatti. Ok, so io che quello è un paladino di Thorag e non del dio che dice lui. Sì, lo capisci dal fatto che è un nano, sì. è un'armatura completa e sta studiando la forgia. Ok, allora io mi rivolgo verso il cazzillo. Aspetta, hai sussurrato anche ad Ada la questione là del paladino? Sì, dai, lo faccio. Okay. E gli dico... Dice... Aspetta, è di... No. Vai. Ok, sì, mi dice. E fingiamo di aver compreso e cerchiamo di prenderlo per fesso. Non facciamoci scoprire. Magari se ne va tranquillo. No, non credo che funzioni. Rivolgendomi di nuovo verso l'Arce. E dico... Beh, certo. Effettivamente ha infranto un codice per quel dio. Però in realtà l'unica cosa che si infrange qui sono le tue parole. Perché lui non è di quel dio. Lui non segue quel dio. Vedi, forse prima di sparare acqua sul fuoco dovresti prima capire se quel fuoco si trova in un posto sicuro, altrimenti ti potrebbe esplodere in faccia. Quindi ti consiglierei caldamente di alzare i tacchi e andartene da qui. Perché altrimenti qui l'altra cosa si infrangerà. Saranno probabilmente la tua testa su quelle rocce. Tiro di intimidire. Intimidire o diplomazia? Per fare una cosa del genere è intimidire. Ok, peccato. Aspetta, quanto c'è intimidire? Aspetta, io devo vedere. Non è. Poi che il bardo mi dà qualcosa. Ma io ho 3 intimidire, non so. Saluta. Ok, grazie. Affanculo. Lance non è minimamente interessato al tuo discorso, però abbassa la testa come per caricare. E okay. Dalla sua... Aspetta, già posso iniziare io allora. Faccio una bellissima cosa. Cosa? Un'azione preparata. Ah. Quando lui carica, io casto unto sul terreno. Ok. Allora, mentre lui abbassa la testa e dalla sua pelliccia vola via una piccola luce, e dalla luce lancia un incantesimo sul vichingo. Okay. E vedi un raggio di luce andare sul vichingo. Vichingo, tiro di sì, testa. Sì, sto sentendo. Che devo fare? Mi arriva un raggio di luce, metto gli occhiali da solo. No, tiro di tempra. Ok. Devo fare. Mi sta colpendo qualcosa, che devo fare? No, io rimango fermo, forse ne va. Ho fatto esattamente... Fingiti morto. Un cazzo, 13. Ah, ok, allora il raggio... Come gli squali! Ti colpisce, ma non succede niente. Diventi di pietra, ma lo sono già... Ah. No, non succede niente. No, allora, quindi... Diventi di pietra. Capì? Vabbè, utilizzo questa zona della mappa per piazzare le pedine. Così... Quale zona della mappa, aspetta? Questa qua in alto. Ho appena piazzato te. Ok. Allora avremo 11 HP. No, dice. Ma perché li hai messi nella cosa rossa se è chiaramente quella dove sta il cuore, quella con gli HP, quella verde? Per me è rosso, è punti vita. Ma sì, dai.
Vedo il mio raggio d'azione. Quella è la tua aura. Ah, l'aura del bene, sempre quella. Sì. Ha un'aura potentissima. Non è vero, ho un raggio di 3 metri. Che gara. Ma perché è premium? E poi è bella la sua descrizione. Il potere dell'aura del paladino si basa sul livello di esso. Ma sì, ma dai, usiamo questa anche se è morta. Merda. Madonna. Beh, allora, vedete perché io dico che questo video verrà non demonetizzato, ma proprio bannato da YouTube. Vabbè, intanto che sto cercando, faccio un quadratino per farvi capire dove sta. Da poco tireremo tutti di iniziativa. Sì, no, dovete tirare di iniziativa. Ah, posso, io se la trovo. Aspetta, sì, ma io sto ancora su Ada. Ah, no, sei sceso. A posto, ciao. Mi sa che sono il primo, ho fatto dicendo. Aspetta che mi metto di turno order. Aspetta, iniziativa è sul blu? Allora, hai tirato il coso 9, ok, basta. Sì. Sto mettendo il turno order. Allora, non so se ve lo vedete. Ok, poi. Comunque ragazzi, intanto che magari... Hai fatto 6? Sì. Io 22 ho fatto. Madonna. Vi vorrei far notare una bellissima cosa. C'è una zona della mappa che si chiama Flat Hill. Diciamo che in un certo senso potrebbe potrebbe alludere a qualcos'altro. In che senso? Raga, torno secondo. Flat the top hill. Ok. Cos'è che si trova sopra? Sono delle montagne e che in questo caso sono piatte. Ma dove hai visto? Indovinello per il prossimo episodio. Chi risponde sotto i commenti riceverà un... Sotto di noi sta Ah. Ok, io approfitterei anche per fare un contest a questo. Chi commenterà la risposta giusta verrà citato in maniera molto molto grottesca nel prossimo episodio di questo. In maniera grottesca. Allora aspetta, in maniera grottesca e non solo, anche minatoria. Giusto. Dal nostro carissimo cervo. Sì, il cervo. Che in realtà non è un cervo, ma è un alce. Che in realtà non è un alce, ma che cazzo. È quello, è Bambi. Sì. No, è la... Quello è Bambi. Però. Ma non è Bambi perché c'ha pure le corna piccole. Cioè è la mamma di Bambi quella. Esatto, perché pure è morto. Esatto. Ma va. Oh mio Dio, ragazzi, trabbi infatti. Vabbè, dai, allora stavamo dicendo. Allora, l'alce carica. Mentre carica. Aspetta, magari ti scambio con il paladino. Perché. Saluto davanti. Non stava caricando il paladino. Tu che stavi parlando, stava caricando. Tu l'hai insultato, non io. Non il paladino. Ok, comunque si trigger la mia azione preparata, eh? Sì, sì. E quanto è la classe di difficoltà? Allora, prima te lo disegno. Un disegno qua. Mm-hmm. No, aspetta, ho fatto una strozzata. Lo sappiamo. Se è unto. Se è unto, giustamente. Lo faccio magari di un bellissimo colore bianco. Verde. Temevo, guarda. Ti giuro. 2 secondi che è entrato in gatto. Ok. E devi fare. Ok. Lasciamo perdere. Devi fare un bellissimo tiro di... Vabbè, riflessi, per non cadere. Sì, classe difficoltà 15. Direi che passa.
avete fatto? 15. Bello. Non è vero, tu menti. Guarda la mappa. La mappa, sì, la chat. L'ho vista. E comunque i dadi del Master si tirano in privato. No, ma io lo devo proprio da... Non sono così. Io alcuni tiri li faccio in privato. Ah, aspetta, per ogni quadretto che passa, eh. Ah, ok. Quindi allora... sta passando. Ok. Allora aspetta, tiro l'altro. Ok, scivola al secondo. Mentre corre, carica e scivola e derapa tipo déjà vu, guarda. E veramente ti arriva di culo davanti. Ok. E si cappotta. E finisce proprio adesso come la miniatura. Ok. E atterra così. Stavo per parlare, non so se hai sentito il gatto. Sì, si è sentito il gatto. È incazzato. Tocca a te, Stan. Ma io che turno sto, scusate? Sei il primo ad attaccare. Ah, ok. Vediamo il turn order. E dopo la... Eh? Non si vede nel turn order chi c'è bene. Non basta cliccare sull'orologio? Cioè, non so se vuoi ce la vede. No, okay. Tu ce l'hai. Allora, c'è il turn order, ma non è giunto. Aggiunto solamente la... Ma avete già attaccato voi? No, l'alce aveva la zona preparata. Tocca a te adesso. Inizio. Ah, ok. Quindi mo tiro di attacco. Magari ti sposti prima. Dobbiamo attaccare il bardo. Ok. E poi hai considerato 4 perché l'avversario è prono. Hai più 4 che vuoi colpire. O lui meno 4, una parte meno uguale. È più bello avere il più 4 perché sì, diventi più potente. Sì, assolutamente. Tiro per colpire con la spada. Quindi c'ho pure più 3. Dire. 12. No, 3, 12. No. E 4? Più 3. 16. Okay. 16. Ok, allora colpisci il cervo con una spadata. Tira i danni. Cazzo. Ho fatto esattamente 6. Ma se tu avessi compilato la scheda potresti tirare direttamente dagli salti. Oppure scrivere più il modificatore. Anche. Perché quella è una cosa. Ma non è noia, però li son memoria. Sì, però. Ho capito, ma noi no. E poi così è più facile anche controllare per me. Vabbè, comunque gli fai 6 danni, ok. Poi tocca all'alce che si risolleva e causa attacco opportunità. Tutte e due. Sì. Colpo finale. Vai. Tendo di colpirlo. Madonna, quanto bella cosa. C'ho più uno a colpire. Vai. Lo colpisco. Sì. In automatico. Aspetta. Mi sono crittato. Con il tuo cazzo del pugnale, non mi ricordo. Il pugnale mi sarà 19-20. Cazzo del database. Che non è affilato, è solo perfetto. Se fosse affilato avrebbe avuto 18-20. Cioè, io stavo combattendo sia contro l'alce che contro un gatto. Mi ha capito il gatto. Ok, faccio un D3 più, meno 1. Hai aggiunto il più 1 ai danni, vero? Della lama perfetta. Della? Della lama perfetta, hai aggiunto il più 1. Quindi è più 1. E di 3 e basta, hai fatto 3. Ok, ho fatto 3. Viking. Ho fatto quasi critico, mortacci su. Dai ragazzi, che combattiamo che io il D7 poi devo andare. Sì, io pure, dai. Dai, svegliamoci allora. Dai, Vikingo, il tuo attacco di opportunità, vai. Madonna, se mi parto un embo lo faccio... Vado. Devi l'attacco poderoso. E lo carichi di brutto, perché ovviamente manca solo quello. Vai, lo prendi pure a schiaffo. Io lo faccio, per il mio turno lo faccio. Intanto sta anche lo sgorbietto, eh. Anche la fontana.
punti di luce. Per opportunità devo tirare di 20 più il moltiplicatore di BAB, no? Il classico per attaccare. BAB più forza. Quindi uno più... Ok. Ho tirato, ho fatto 14 più 3. Ok, vai. Tira i danni. Ho fatto esattamente 9. Ok, vedi, tipo, con una spadata gli tagli la testa. Oh oh. Veramente ha avuto soltanto il tempo di alzarsi e si vede poi da una parte una pugnalata al fianco e dall'altra la testa mozzata del lancio che cade a terra e sporca la nave, sì. Sporca la neve di sangue. Aspetta, gli posso tagliare le palle? Ma Dio santo, perché? Vabbè. Perché no? Perché non dovrei? Ma ti riservo da per dopo. Comunque, nel momento in cui Astolos uccide l'alce, da questa fonte di luce arriva un urlo praticamente che vi stride nell'interno delle orecchie, per quanto è inumano, più o meno così, però molto meno umano. E praticamente il lancio del genere. Più o meno, sì. E lancio su tutti e quattro un altro raggio di luce. Dacci tuo. Tutti e quattro? Sì, tutti e quattro. Manda a fare in culo. Gli faccio il gestaccio. Anzi, se sopravvivo gli faccio il gestaccio. Che dobbiamo fare tiro di tempo a tutti? Sì, sì. Oh, posso rifare? Vabbè, io ci provo. Io ci provo, dai, sperando in buono. Sperando, posso rifare? Manca soltanto il vichingo. Che devo tirare? Di tempra. Madonna, mica 5. Quanto? Come prima, ho fatto esattamente 12. Dicendo che per due, l'altro per uno non siamo sopravvissuti. Anzi, praticamente. Allora, io non so, io non evito il danno dell'incantesimo di uno. Allora, che succede? Mentre il vichingo ci guarda mentre noi veniamo irradiati da questo raggio di luce, ci rimpiccioliamo e perdiamo una taglia. Ma devi capire, sono l'unico che è campato. Non è che sei campato, sei in taglia normale. Mentre vediamo Fada, ma il mondo si sta diventando più grande. Scusa, ma se io rimango in taglia, sono rimane taglia media, tu diventi in taglia piccola. Scusa, cosa diventa la qui? Di taglia minuscola. Dai, è minuscola. Ehi, guarda il lato positivo, aggiungi destrezza ai danni. Davvero? Temporaneamente sì. Non ho destrezza, però dettagli. E prendiamo anche un temporaneo più 2 in destrezza, perché siamo di una taglia più piccola. Cioè, ok, va benissimo. Invece sia per colpire che danni? Destrezza? Sì. Almeno finché dura l'incantesimo. Ok, però faccio un D2 danni. Vabbè, adesso la tua spalla, adesso il pugnale è tornato a essere sempre di una taglia più grande. No, scusa, non si dovrebbe fare anche tutto il mio equipaggiamento? Sì, facciamo che si riduce anche l'equipaggiamento, perché sennò non finiamo più. La mia spada cosa diventa ora? Si riduce di taglia, secondo D8 un D6. Un D8 si usa a due mani. È facile. Ah, ok, è a posto, il D8 rimane vivo. Allora, però nel momento in cui ci riduciamo di taglia, quella luce, mentre ci impicciliamo, notiamo che all'interno c'è una figura e compare una sottospecie di un folletto, tipo un elfo con le orecchie lunghe, capelli fluenti, però molto tutto blu, tutto in toni di blu. La pelle è celeste, i capelli sono blu come il colore delle acque. È un drow? No, ho detto la pelle è celeste, non blu scuro. E possiede... Aspetta,
Aspetta, dimmi. Quindi può dire la N-word? No, lui può dire la I-word. È mulatto. È un draw albino. Comunque, però cazzo quanto può dire. E no, tipo niente, sull'arco c'era quella cosa che sembrava uno spillo che ti aveva colpito. Brutto bastardo! E intorno a lui se ne aggruppano altri e arrivano altri tre. So now we are really fucked. Facepalm piccolo. Il vichingo vede praticamente quattro lucette che compaiono, l'altring che tipo sta venendo sommerso dalla neve. Non ho capito. Praticamente tu rimani alto 1,90 m, però tu vedi praticamente l'altring che è alto 50 centimetri, Ada che è scesa di un metro, eppure il nano è sceso di un metro, tranne... Madonna, vi porto tutti sulle... Vi no, porto no. Tutti... Non ti preoccupare. Pure più pesante comunque. Sì, appunto. Vabbè, mantenendo il turn order, tocca a me. Che decido di dare fuoco ai pugni. In questo momento è l'unica cosa da fare. Te do fuoco! No, mi avete reso più bassa di quel danno. Poi mi giro. Ah, no, aspetta, è sempre più bassa di me. Comunque, mi avete reso bassa! Vabbè, è carico. Quello. Oh, non ho messo niente. Deve essere sicuro. Più o meno. Ok, sì, ci arriva. Quindi trascino anche a me tra poco. Vabbè, faccio un più due di prova di acrobazia. Faccio una prova di acrobazia giusto per saltarti. Tanto non è che sei altissimo. No, su un metro, ma non un ostacolo sono. Adesso sei un metro un cazzo male. 1,78 m. Minchia, 78 centimetri di cazzo nani, minchia. Ti sorpasso. Non sono così piccoli i nani, Non nella neve, con i pugni infuocati. E cerco di colpire il bastardo che ci ha rimpiccioliti. Vabbè. Però tu dici giustamente la regola della L, no? C'ha ragione, non posso dire. La regola della L, questa. Nel senso che se sei alto vuol dire che ce l'hai corto, se sei invece quindi... basso. Allora, vabbè, così è tirato. Ho fatto critico, niente, con il colpo senza armi. Allora, quindi, anziché 6 devo considerare 4. Sì, oh, raga, io devo andare. Madonna. Ok, tanto abbiamo detto questo qua, lo sconfiggiamo. Allora, ci sentiamo dopo. Almeno alla prossima. Okay. Ciao. Allora, ha fatto... Un attimo, allora... 4... Ok, vedete, allora, io con i pugni di fuoco lo uccido, lo distruggo tra i tuoi pugni. Perché ho fatto più di 9. Che ritorniamo normali, sì, e torniamo normali. Ci dico, vaffanculo, stronzo! E mentre noi torniamo normali, queste tre lucine cercano... Iniziano a girare perché sono spaventato dal fatto che io abbia le mani infuocate. Non sanno dove andare, che sono indecise tra il cercare di bloccarci, scappare o prendere il corpo del loro amico morto lì a terra, bruciato. Sono per un attimo indecise. Tocca a te, paladino. Aspetta, scusa, però aspetta, facciamo una cosa. Dove quell'altro sei andato? Boh. Fermiamo. No, ho detto almeno finiamo il turno, tanto... Okay, non penso che succederà qualcosa di particolare adesso. Potete prendere il corpo. No, non lo prenderò. Allora, quindi, Paladino, cosa fai? Vabbè, aspetta, sono intanto taglio normale, giusto? Sì, sono di taglio normale. Io direi, già che sono indecisi perché hanno perso un compagno, se ne uccidiamo un altro, forse si decidono ad andarsene.
perché a sparecchiarsi dei coglioni. Sì, anche perché il tuo codice del paladino dice di non mostrare pietà verso gli avversari, la macidra tutti. E già che mi hanno fatto vedere più posto, c'ho i cognomi d'acciaio, quindi poi ti hanno detto che tu hai avevi infranto il codice del tuo paladino quando non era vero, quindi hanno detto falsità su di te. Sì, quindi anche hanno offeso loro il tuo codice di paladino. E piccole note, sono codici malvagi. Quindi vai, puniscili in nome dei paladini. Facciamo punire il male. Aspetta, di tutto faccio attacco con... vabbè. Attacco poderoso per punire il male insieme. Ok. Tira. Sì, quindi se devo fare un tiro in team meno. L'attacco più 3. 20 più BAB più carisma più la forza. Però sempre meno 1 se ti ricordi. Sì. Quindi escludi il BAB a sto punto, quindi senza BAB dal più nemmeno 1. Vabbè, quindi basta che faccio carisma più forza. Più di forza. Vabbè, quindi faccio 3 già con un mezzo forza più 1. No, quello ai danni. 5. Il tiro per colpire non si conta la forza una volta e mezza. Quindi solamente due devo mettere? E devi mettere il 2 di forza e il 2 di carisma. 2 di carisma. 2 di 4. Vai. Aspetta, tu avevi la lama perfetta? No. Sì, tu avevi la mano. Sì. Ok, allora quindi è 11. Ok. Colpisci. Buona. Vai. Quindi faccio 1 di 8 più 3, 4. O colpisce due mani? Con la, sì, colpisce sempre due mani, quindi diventa di 10. Ok. Quindi è un di 10. Mm-hmm. 4. Un di 10. Allora, se stai facendo attacco poderoso è un di 10. Più 2. Più 2. Più 1 di livello, giusto? Quindi è più 5. Più... E poi più un altro 2. Che è il 50% dei danni. Ah, giusto, quindi è 7. Sì, giusto, più 7. Vai. Che culo! Praticamente l'hai falciato in due. E tipo, questo è per me fatto, rimpicciolire. E lo tagli in due. Il primo per rimpicciolire, il secondo per avermi dato proprio. Per aver infangato il mio nome di paladino, infierisci tu per qua. No, il suo nome è da patatino. Vabbè. Posso direzionare il mio corpo verso il bardo, quello di Ali. No. 14 di vita, miseria. Ok, adesso rimane per niente il bardo. Rimangono altri due che si dovrebbero spaventare. Sì, si stanno proprio cagando in mano. Lanciano luci danzanti. Lanciano luci danzanti per dopo scappare. Quello che ho fatto. Beh, e tra me e te, quindi tirate di tempra per vedere se venite influenzati da luci danzanti per accecarvi. Vediamo. Di tempra, vediamo che sta succedendo. Adesso le potete. Sperando che vediamo cosa succede io qua. E quando mai. Lo stesso punto ho fatto. E tu... Ah, maledetti! Dopo le mie retine hanno preso fuoco. Invece il... Questo... Il bardo? Dai, ma anche tu con tempo. Perché? Perché hanno lanciato luci abbaglianti. Vaffanculo, chi da un muro. A posto. Vabbè raga, tu sei rimasto così tipo la scena del film di SpongeBob. I miei occhi pelato. Vabbè, comunque dopo che mentre io sono l'unico che riesce a vedere
Che comunque li lascio andare via perché ormai tutti sono stati accecati. Certo, li mando proprio a quel paese, perché tanto comunque il grosso ce lo siamo tolto di mezzo. Che vuoi che siano quei due punzellacchi qua. Allora, quindi per oggi abbiamo fatto abbastanza.